di cose molto profane, cioè delle nostre tasche, delle tasse, che è sempre un argomento che interessa tutti, le scadenze fiscali, no? Che oltre alla scuola arrivano anche quelle, nuove scadenze fiscali. Noi ne parliamo con il nostro amico Gianluca Timpone, commercialista, che è collegato con noi. Allora, ci sono due appuntamenti importanti. Il primo proprio a metà del mese, e abbiamo anche il solito cartello grafico che ci aiuta a capire. Ci spiega, Timpone? Sì, allora, noi parliamo sostanzialmente di quelle che sono le tasse, quindi le imposte sospese per il periodo di marzo, aprile e maggio, che andranno versate per il 50% entro il 16 settembre oppure attraverso quattro rate fino a dicembre, e l'altro 50% lo si dovrà pagare a partire dal 16 gennaio del 2021 mediante 24 rate. Quindi sostanzialmente, se noi abbiamo sospeso 20.000 euro di imposte, dovremo pagarne 10.000 entro il 16 settembre oppure da 16 settembre a dicembre attraverso 4 rate, e gli altri 10.000 euro a partire dal 16 gennaio del 2021. Poi altra scadenza importantissima è che chiaramente sarà sottoposta anche al vaglio di un'eventuale ed ulteriore sospensione o rinvio, riguarda le cosiddette cartelle esattoriali. Noi sappiamo benissimo che tutti i pagamenti derivanti da cartelle esattoriali, compresi pignoramenti di stipendi e di pensioni, sono sospese fino al 15 ottobre, e ad oggi in teoria tutto ciò che è stato sospeso dovrebbe essere pagato poi entro il 30 novembre del 2020. Però allo studio vi è un ulteriore differimento di questa sospensione, o addirittura un cosiddetto invio scaglionato di quelle che sono le cartelle esattoriali, che dal 15 ottobre riprenderanno ad essere notificate. Parliamo di circa 9 milioni di cartelle che dal 15 ottobre dovrebbero arrivare, chiaramente o attraverso il sistema fiscale oppure attraverso la cosiddetta posta elettronica certificata. Su questo vorrei dare solo un piccolissimo dato, che il 90% di tutte queste cartelle esattoriali che teoricamente dovrebbero essere notificate a partire dal 15 ottobre, ossia post periodo di sospensione, il 90% sono cartelle con importi al di sotto dei 5.000 euro, per cui effettivamente allo studio vi è un'ulteriore sospensione o addirittura uno scaglionamento di quelli che saranno le nuove notifiche. Importante: se ad oggi ad esempio un dipendente o un pensionato ha il pignoramento del proprio stipendio, della propria pensione, può rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, che comunque in automatico doveva provvedere a sospendere questo tipo di azione esecutiva. Timpone, prima di chiudere, che novità ci sono riguardo la riscossione del TFR? Questa è una novità assoluta, perché in questi giorni verrà messo a disposizione sulla piattaforma del Ministero la possibilità di poter inoltrare la domanda per chiedere l'anticipo della liquidazione per ciò che riguarda tutti i lavoratori, quindi dipendenti pubblici, che sono andati in pensione. Vorrei ricordare che nel momento in cui un dipendente pubblico va in pensione, per poter beneficiare del TFR a volte si aspettano anche 2, 3, 4 anni. Addirittura chi va in pensione con quota 100, ossia in anticipo rispetto ai 67 anni di età, dovrà aspettare prima il raggiungimento dei 67 anni di età e poi ulteriori 1 o 2 anni per ricevere la liquidazione. Attraverso l'attuazione appunto di questo decreto attuativo c'è la possibilità di poter fare richiesta di un anticipo del trattamento di fine rapporto fino ad un massimo di 45.000 euro. Bisognerà inoltrare la richiesta direttamente all'INPS. L'INPS rilascerà un'attestazione, poi con questa attestazione si potrà andare in banca per poter ricevere questi 45.000 euro, in quanto è stato stipulato un accordo tra associazioni bancarie italiane e la stessa INPS. Comunque una buona notizia, perché si era in attesa da oltre un anno di poter beneficiare di questo tipo di agevolazione e di grazie a Gianluca Timpone. Grazie a voi.